Assessore, eccolo. Assessore, pronto? Risponde presente alla... Ma non abbiamo solo l'assessore, qua abbiamo una coppia celebre, voglio dire, vieni, vieni, vieni pure tu con noi. Allora, dopo la coppia Ivan Donaddio Gianluca Filpo abbiamo questa, dove c'è Musmanno con il suo collega di sempre, credo, no, Attanasio? Sì, abbastanza, abbastanza. Collega di corsa da un po' meno anni di quanto in realtà lo siamo da... Vabbè, come amicizia. Perché le compagnie? No, perché io ho iniziato molto più tardi rispetto a lui. Che cosa vi aspettate? Intanto se arrivate, secondo voi, arrivate prima della coppia Gianluca Ivano o dopo? Sicuramente dopo. Assolutamente dopo. Come parteciperai a questa quinta edizione della Corri Castrovillari? Alla 3:30 o alla 10? 10:10:10 in vista di New York. In vista di New York addirittura. E che cosa ti aspetti dalla gara? No, non ho grandi aspettative perché non sono in formissima. Voglio divertirmi, basta. Come ti chiami e da dove vieni? Allora, Montesano Antonio da Marconio. Parteciperai alla 10 o alla 3:30? Alla 10. Che aspettative hai di questa gara? È la prima volta, speriamo bene. Quindi non conosci il tracciato? No. Buongiorno, piena di premi, li hai vinti tutti o li darai? No, sono tutti miei, li ho portati da casa e mi premio da sola tra poco. Senti Alice, stamattina temporale incredibile, però poi ha fatto capolino il sole. Tutto bene, quindi voglio dire, si presuppone che si riesca a finire la gara. Ormai è quasi tutto pronto, addirittura in anticipo siete stamattina. Sì, ho notato che siamo nettamente in anticipo. Tra poco inizieranno le gare dei bambini. Poco fa ha fatto un diluvio universale, ma noi siamo podisti, siamo abituati alle intemperie peggiori, quindi si correrà anche con la pioggia. Speriamo di no, però. Speriamo di no, anche se è gara bagnata, gara fortunata. Sì, questo sì. Poveri podisti, però. Quando si corre non si guarda il tempo, si guarda soltanto il tempo e il ritmo della gara e basta. Senti, che tracciato sarà questo? Lo hai potuto controllare? Che cosa pensi? Sì, è un tracciato leggermente in salita, c'è questo tratto qua che è un po' impegnativo, poi del resto tutto nella normalità. Senti, tu naturalmente parteciperai alla 10? Sì, 10 km. Che cosa ti aspetti? Un tempo regolare perché non sono molto allenato. Avanti o dietro, Filpo? No, penso a metà gruppo. Buongiorno a SD Juresport, San Giovanni in Fiore. Da San Giovanni in Fiore, la prima volta alla Corri Castrovillari? Corri Castrovillari sì, ho corso il Memorial de Biase. Senti, che cosa ti aspetti da questa gara? Io vengo da una maratona la settimana scorsa, esattamente da una settimana fa ho corso la maratona di Padova, spero vada bene, nonostante ecco nelle gambe ci sia più la lunga distanza che non la distanza breve. Che cosa ti aspetti da questa gara? Ma è una bellissima gara, ben organizzata qui in Calabria, come la nostra gara che diciamo, vabbè, mi permetto di sponsorizzarla oggi con il mio presidente Salvatore Audino, una delle migliori gare qui in Calabria, come una che tra queste di oggi, una bella partecipazione per quanto riguarda molti atleti calabresi anche fuori. Speriamo che il tempo ci permette di concludere questa gara con un bellissimo tempo con tutti i nostri amici qui in gara. Buongiorno, Lamezia Terme. Sì, Lamezia, sì. Senti, come ti chiami? Io Zarola, Antonio. Senti, a quale delle due gare parteciperai? 10 o 3:30? No, la 10, la 10. Sì. Che cosa ti aspetti come posizione? Come posizione? Non lo so. Spero di entrare in podio, ma è un po' difficile. Senti, in quanti siete dalla Lamezia? Noi siamo in 9, siamo un bel gruppetto. È la prima volta che partecipate a questa gara? Siamo fissi, già sono 3-4 volte che veniamo. Allora, siamo con Pasquale Rutigliano, top runner. Che cosa pensi di questa gara? Intanto se è la prima volta che viene a Castrovillari o se hai già partecipato ad altre gare di queste 5 che sono, ormai siamo alla quinta edizione della Corri Castrovillari. Allora, questa è la prima volta a Castrovillari. E quindi spero in un percorso bello e veloce, ho visto già tanta gente, quindi speriamo che tutto va bene. Qual è il team? Il team è l'Olimpia Eur di Roma. Vuoi ricordarci il tuo nome e gli anni? Io mi chiamo Noemi Di Mare e ho 12 anni. Senti, parteciperai alla 3:30 o alla 10? No, alla 3:30, ancora per la 10 ci vuole un po' di tempo. Senti, che cosa ti aspetti dalla gara? Non mi aspetto di arrivare prima, perché comunque...
non è d'obbligo di arrivare prima. La soddisfazione è che comunque dai tutto il tuo impegno per arrivare. Viva Corri Castrovillari! Sì, sempre. Quanti siete? Il gruppo da quante unità è composto? Il nostro gruppo è da 8. È la prima volta che venite a Castrovillari? Qualcuno è venuto la seconda, per me è la prima volta che faccio questa qua. Senti, si dice gara bagnata, gara fortunata, sì. Ma la temperatura magari è ideale, sì. Però il fatto che sia sull'asfalto bagnato può essere in qualche modo pericoloso. Può essere qualcosa che si scivola, per fare qualche scivolata. Diciamo il tuo nome? Calabro, Vincenzo. Vincenzo Calabro del team? Running Palme, in bocca al lupo. Team Basile da Cetraro non poteva mancare qui alla Corri Castrovillari. E intanto come ti chiami? Luciano Basile, sono il presidente del team Basile di Cetraro, società una delle più longeve della provincia di Cosenza, se non che anche in Calabria. Corriamo sempre ogni domenica sia in Calabria che in tutte le varie parti d'Italia. Domani saremo anche a Torano. E siamo oggi in 12 atleti ben rappresentati, dunque speriamo di comportarci bene. Noi siamo fedeli a Castrovillari perché è una bella manifestazione. Allora, noi abbiamo un'atleta donna che è la Sabrina Gioberti, dovrebbe arrivare, speriamo, nelle prime 3-4 donne. Questa è la più che può darci una bella affermazione oggi, nelle donne. E poi abbiamo altre due donne che probabilmente le piazzeremo nelle prime 15, speriamo, ma è un po' più difficile. Buongiorno, siete appena arrivati? Sì, appena arrivati. Da dove venite? Lauria. E il team? Atletica Amatori Lauria. Com'è che ti chiami? Tecundo Raffaele. Senti, parteciperai alla 3:30 o alla 10? Alla 10. Alla 10, che, sì. Dove pensi di poter arrivare? Cioè, quale posizione alla fine? Ma una posizione a una certa età, non bisogna guardare, 79 anni, quindi più che altro, insomma, non bisogna forzare più di tanto. Allora, siamo con Paolo Audia del team Eurosport di San Giovanni in Fiore. Senti, è la prima volta alla Corri Castrovillari? Questa sì, questa è la prima volta quest'anno che vengo alla Corri Castrovillari. In genere ho fatto già 2 anni quella che organizza Vincenzo e questo è il primo anno. Ieri mi trovavo a Gioia Tauro sul 10.000 su pista, oggi sono venuto qui a Castrovillari per dare anche spazio agli amici che meritano la nostra presenza da San Giovanni in Fiore. Senti, in quanti siete nel team? Siamo intorno a 17. Sono team Basile, da Cetraro. Mi dispiace che io oggi sono venuta sola a tifare la mia squadra perché ho dolore sui ginocchi e quindi non posso gareggiare. Mi dispiace tanto che sarebbe la quarta volta che correvo Corri Castrovillari oggi, però purtroppo ho dovuto rinunciare proprio per dolore che ho nei ginocchi, devo però fermarmi un po'. Però la passione non ti ha fermata a venire oggi? Non assolutamente, io cerco di rivivere almeno con emozioni quello che provano loro, sì. È arrivata Sabrina Gioberti che potrebbe aspettarsi da questa gara un buon risultato. Intanto le tue sensazioni oggi e se questa temperatura ti agevola oppure ti disturba? No, la temperatura secondo me è ottima, e secondo me è l'ideale. Da questa gara mi aspetto prima di divertirmi, credo che sia lo spirito principale, poi di migliorare i miei tempi. Si aspettano nel tuo team una tua buona prestazione, abbiamo parlato col tuo presidente, aveva parole incredibili su di te, tu intanto credi di meritarle queste parole, presidente? Beh, troppo buono Basile, signor Luciano Basile, troppo buono, spero di arrivare, di soddisfare le sue aspettative. Nome? Gianluca. Ivan. Cognome? Filippo. Donaddio. Soprannome? L'allievo che supera il maestro. Il leone. Che cosa vi aspettate da questa gara? La salvezza. Di andare sotto i 50 minuti. Che cosa pensi di Gianluca? È un grande professionista. Che cosa pensi di Ivan? È un grande professionista. Quando avete mentito l'ultima volta? Ora. 2 secondi fa. Un tuo pensiero sulla Corri Castrovillari? Sulla Corri Castrovillari come gara, la mia prima volta, spero di fare bene, è una grande organizzazione quasi perfetta. Una manifestazione che è destinata a crescere grazie all'organizzazione del presidente milanese. A questo punto un tuo pensiero su Gianfranco Milanese, si prega di dire la verità. Il presidente più democratico che abbia mai visto.
uno dei presidenti più presidenti che esistono in Italia. Se io dico Luca Donaddio, a chi manca dei due? A lui. Mi viene da piangere. Un pensiero sul giornalista sportivo, insomma, più quotato a Castrovillari, che è Michele Martinisi. Michele Martinisi è un grande, lo seguo ogni volta che mette i post su Facebook, senza di lui la mia vita è finita. Su chi? Dove siete primi, tutte e due a pari merito, un urlo di gioia. Yeah! Gianluca Giufregato! Luca Licio. Da dove venite? Da Mangone. Il team? Il team è la Dojo Judo Running. Senti, partecipate alla 10 o alla 3,5? Allora, alcuni di noi faranno la non competitiva, l'80% partecipano alla 10, alla 10 km. Che cosa vi aspettate da questa gara? Qualcuno di noi vorrebbe fare il tempo, altri giusto la partecipazione, me compreso, quindi sarà un gioco, sarà un divertimento sicuramente per tutti. In bocca al lupo, ti stanno aspettando i tuoi compagni. Non poteva naturalmente mancare alla Corri Castrovillari un amante della corsa, che è il sindaco della città di Castrovillari, Mimmo Lopolito. Avevamo visto tutti, avevamo visto l'assessore Musmanno, Attanasio, avevamo visto addirittura arrivare prima Rocco Botta, cioè compagni di viaggio per quanto riguarda la corsa. Non avevamo visto il sindaco, eravamo preoccupati, invece no. Difatti non dovevo partecipare, non ero assolutamente nelle condizioni, però ci sono gli amici, che faccio, li lascio solo, hanno detto che mi aspettano e quindi vado con loro. Siamo quasi vicini alla partenza, manca veramente poco, meno di 20 minuti, un augurio a tutti gli atleti. Ma innanzitutto un grazie per essere venuti qua, sono davvero da tutte le parti, non solo dalla Calabria, grazie ancora una volta agli organizzatori, grazie alla Polisportiva che è dietro a tutte queste iniziative e grazie a tutti i cittadini castrovillaresi che inciteranno coloro che oggi si cimentano in questa gara. Bocca al lupo, sindaco. Crepi. Da dove venite? Calabria, Reggio Calabria. Da Reggio Calabria, quanti siete? In quante unità siete arrivati questa mattina a Castrovillari? 14. 14. Che cosa vi aspettate dalla gara? Chi di voi può ambire a stare nelle prime posizioni? Paolo Miotello, 3,25 km. Cosa ti aspetti? Ma mi aspetto di migliorare il mio personale. Numero uno è un top che riguarda l'organizzazione, lui vive di questo, di organizzazione. Siamo contenti perché comunque Castrovillari continua ad essere attenta a quello che è tutto il mondo sportivo. Oggi appunto parliamo di atletica. La scorsa settimana a 360 gradi ci siamo occupati di tutti gli sport e così si va avanti. Gli ultimi movimenti prima di iniziare, come ti chiami, da dove vieni? Emanuela Sanfili, Team Basile. Team Basile, che cosa ti aspetti da questa gara? Di migliorare il mio tempo, ce la metterò tutta, diamo sempre il nostro meglio, poi quello che arriva è un regalo, no? Bisogna essere consapevoli delle proprie possibilità e niente, spero di fare un buon tempo, il mio miglior tempo. Ma che cosa ti aspetti da questa gara? L'anno scorso ho fatto la 10, quest'anno mi tocca solo la 3,5, però comunque è bene partecipare, l'importante è quello. 3, 2, 1.
Siamo con il vincitore della quinta edizione della Corri Castrovilla, il vincitore assoluto con Rutigliano. Che tipo di percorso è stato? Semplice, accidentato, un po' qualche problema anche per la pioggia che è caduta prima dell'inizio della gara? Sì, abbiamo avuto un po' di pioggia, quindi è stato un po' pericoloso più per le discese che per il resto. Comunque il tracciato è buono perché è tutto in paese, quindi c'è la presenza del pubblico che aiuta. Senti, il tempo? Ma io ho preso 31,10, quindi più o meno a 3,6, 3,7 al chilometro. Va bene, come test va bene. È un test che ti permetterà poi di fare che cosa subito dopo? Ma io volevo fare una mezza a fine maggio, entro maggio diciamo. Quindi devo ancora decidere, però questo è un buon test. Allora, siamo con Marco Barbuscio che praticamente si ripete, secondo l'anno scorso, secondo quest'anno, hai avuto ancora una volta davanti a te chi ha fatto meglio a livello di tempo, un giudizio, un bilancio di questa gara da parte tua? Sì, purtroppo è il terzo anno che arrivo secondo, anche 3 anni fa sono arrivato secondo e anche alla gara che ho organizzato a settembre per un mio errore sono arrivato secondo. Diciamo che quest'anno non stavo bene come lo scorso anno, non speravo, cioè non sapevo che c'era Rutigliano e pensavo che potevo vincere, però con un avversario così forte c'è poco da fare. Ci ho provato e ci riproverò l'anno prossimo sicuramente, sperando in una forma migliore, visto che sono stato fermo 6 mesi e ora sto cercando di riprendere piano piano, ma va bene così, mi accontento. Senti, il tracciato era come quello dell'anno scorso o c'è qualche differenza quest'anno? L'unica differenza è stata la pioggia, che con questi San Pietrini si è reso un po' scivoloso, ma anche questo è spettacolo, cioè un'altra difficoltà aggiunta al percorso che per noi atleti penso che sia bella, cioè ci fa divertire. Davide Pirrone, terzo assoluto, che tipo di percorso è stato, Davide? Allora, il percorso fantastico, rovinato purtroppo dalle condizioni meteo perché veramente il percorso merita tanto. A mio avviso è completo al 100%, anche perché ci sono salite, discese, parte pianeggiante, mattonato, quindi veramente un percorso completo. Organizzazione ottima, visto il numero degli atleti presenti sia da tutta la regione e non. La kermesse è molto alta, visto i vari personaggi che oggi sono venuti comunque a disputare la gara, vedi Rutigliano, Barbuscio, che comunque sono atleti molto forti a livello nazionale. Noi come squadra siamo divisi bene, io gareggio per la Hobby Martano Catanzaro, ho fatto terzo assoluto, la gara è stata gestita molto bene dall'inizio alla fine, mi sono divertito tanto che è la cosa più importante soprattutto per una gara podistica e per tutti noi. Senti, il tuo tempo è soddisfacente? Il tempo sì, soddisfacente, anche perché viene comunque da un periodo di preparazione che mi ha visto impegnato in diverse gare e dunque sono veramente soddisfatto. Devo ringraziare gambe, polmoni, testa, ma anche il mio allenatore Bruno Spina, nonché presidente dell'Hobby Martano Catanzaro, che mi ha seguito praticamente dall'inizio, quindi questo
risultato lo devo sia alla squadra che alla mia famiglia. Allora, il percorso è stato molto, molto tecnico, perché portava una salita di là che da ripetere 6 volte, quindi il percorso per le mie ambizioni è perfetto, a me piace la salita, quindi mi sono trovato a mio agio. Poi vengo da un'altra gara fatta ieri a Gioia Tauro, un 10.000 su pista, quindi il tempo di oggi ho fatto 32.50, quindi sono soddisfatto sia per il percorso, sia per la giornata, sia per il tempo che ci ha concesso questa stupenda giornata, non di caldo ma di temperatura adatta per la corsa. Gianluca Filppo è arrivato in fondo e come detto davanti a Ivan. Allora, in questo momento, a parte gli scherzi, vorrei ricordare mio cugino Giuseppe Maradei, il maestro Maradei. Lui diceva sempre che lo sport fa male e quindi mi prendeva sempre in giro così. Senti, il percorso com'era? Tecnico, altamente tecnico oppure accettabile? Guarda, io in effetti non sono un veterano della corsa, però posso dire che era molto tecnico, perché comunque c'era la salita di Canal Greco che era notevole, e quindi penso che quelli forti, insomma, hanno potuto dare il meglio di sé. Fantastico, grazie a tutti per essere venuti. Grazie a te. Anche a chi viene da fuori per onorare la nostra città. Dobbiamo soltanto ringraziare tutti gli ospiti, gli atleti che sono arrivati in città, che hanno onorato questa quinta edizione. Sì, grazie a tutti i coadiutori, agli accompagnatori, ai familiari, ma soprattutto grazie alla CODI Castrovillari, che insieme alla Polisportiva del Pollino ha organizzato questa gara. Sotto l'acqua è il tempo ideale, contrariamente sarà, come dire, non positivo per quelli che assistono, ma per chi corre è bello correre sotto la pioggia. Presidente, gara conclusa, qualche difficoltà dovuta soltanto alla pioggia, gli atleti hanno detto un percorso altamente tecnico, ma la Corri Castrovillari ormai è una gara di livello, quindi è giusto che sia così. Assolutamente, avete potuto notare come i primi arrivati sono veramente fortissimi, ma a livello italiano, perché il primo in assoluto, Pasquale Rutigliano, con una squadra di Roma, è arrivato con un tempo straordinario. Io non pensavo si potesse correre su questo percorso a questo livello. E dopodiché c'è stato Marco Barbuscio, per cui però devo dire che i primi 10-15 veramente sono persone che a livello Italia possono garantire qualcosa, quindi noi siamo soddisfatti del risultato organizzativo in primis, perché sto ricevendo un po' i complimenti ed è la cosa che più fa piacere dopo tanto lavoro. Adesso speriamo che il tempo ci assista sulla premiazione, e poi sono contento sicuramente per la qualità degli atleti, perché dire che hai organizzato una gara ottima, eccellente, ok, ci sta. Dire che abbiamo avuto 350 partecipanti, ok, ci sta. Ma dire che abbiamo avuto 15-20 atleti di livello nazionale, questo non è da tutte le gare. Quindi veramente mi faccio un complimento a me stesso, a tutta la squadra che ha lavorato con noi, anche alla società ciclistica, perché c'è un mutuo diciamo aiuto, noi su di loro quando fanno la marathon degli Aragonesi e loro su di noi. Quindi devo dire, sono contentissimo. Adesso vediamo un po' di premiare gli atleti più bravi e più forti. Senti, io ti lascio andare perché la pioggia sta cominciando a essere copiosa, ti lascio andare. Un'ultima cosa, Barbuscio per la terzo anno consecutivo secondo. Sì, è un numero a cui, non lo so, si è abbonato. Devo dire che se non fosse venuto Rutigliano da Roma, è sceso da Roma per venire a fare la gara, quindi una gara che sicuramente era sentita a livello nazionale, lui sarebbe arrivato primo, è quasi la palissiano, però è così. Barbuscio si era allenato veramente bene per vincere questa gara, si rifarà il prossimo anno perché è un ragazzo molto forte. Grazie. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty, take all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Conquered, or should I say I saw I conquered, I this little chico on fire.
walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. Here don't play. That boy's from the bottom, bottom of the map. MIA USA. I gave Sushi a little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Fireball.